Sulla cuccia sono già presenti tutti i fori che ci serviranno per il montaggio. Come prima fase dovrete agganciare con il gancio apposito la parete anteriore a quella destra. Successivamente andare a fissare le due cerniere che sono già presenti sul pannello anteriore alla parete sinistra utilizzando 4 viti 4,5 x 20 mm. Poi ci basterà fissare il pannello posteriore ai pannelli di destra e di sinistra utilizzando 4 viti a testa esagonale 6,3 x 60 mm. Prestate attenzione alla L posizionata sul fronte della cuccia come mostrato nel tutorial. Successivamente dovrete fissare la base a quello che abbiamo già montato utilizzando delle viti a testa esagonali 6,3 x 45 mm. Infine, come ultima fase, andremo a fissare il pannello del tetto al resto della cuccia, stando attenti al verso del tetto che deve sporgere maggiormente sull'anteriore. Fissare il fondo dei cappellotti e 4 viti a testa esagonale 6,3 x 80 mm. Come ultima cosa, se avete acquistato il riscaldamento con la cuccia, troverete un foro sulla base. Vi basterà inserire all'interno del foro il cavo della pellicola radiante e successivamente inserire il secondo fondo con la pellicola all'interno della cuccia. Ora la vostra cuccia riscaldata è pronta e vi basterà semplicemente attaccare la spina alla presa di corrente per avere il riscaldamento desiderato.